Ciao ragazzi, oggi siamo di nuovo in giro, facciamo un piccolo vlog e come vedete sono in Piazza Bra, c'è tantissima gente oggi, c'è un bel casino. In realtà adesso andiamo in un negozio di alimentari che è qui vicino, molto carino, che ha un sacco di specialità tipiche della regione e prodotti buonissimi, e devo comprare un panino, quindi vi farò vedere come si compra un panino, ok? Andiamo! Che ben di Dio, qui abbiamo pomodori secchi, tortellini, zucchine, pomodori, melanzane, olive, cotoletta, pollo forse, e la classica caprese, non può mai mancare, olive, e da questa parte invece un po' di tutto, quindi yogurt, latte, i formaggi della tradizione, Monte Veronese, l'Asiago, e poi i salumi, eccoli qua, e tra i salumi vedete il prosciutto cotto, la bresaola, il salame, la mortadella che qui chiamiamo la bondola e tanti salamini. Di alimentari possiamo trovare anche le cose di cui abbiamo bisogno ogni giorno per la colazione all'italiana, quindi le fette biscottate o il riso. Il riso per la colazione. Colazione, dipende da cosa hai fatto il giorno prima. Poi abbiamo il tonno, alici, sarde, lo sgombro che non è molto conosciuto all'estero ma in Italia si mangia spesso. E poi vari tipi di pasta, quindi le stelline, da mettere nel brodo, i maccheroncini e gli spaghetti ovviamente, e ovviamente anche frutta e verdura, quindi cipolla, peperoni, banane, mandarini, mele, melanzane, eccole qui, le patate e le uova, quindi vedete che c'è un po' di tutto. Niente, limoncello e anche l'aglio come decorazione. Ok, ciao! Ciao! Allora, avrei due panini. Sì? Uno croccante col cotto e... Ah, bella ciabattina così? Perfetto, sì. Anche l'altro col cotto, ma col pane arabo, quindi morbido. Quindi arabo? Quindi sì. Qua. Perfetto, grazie. Due bei panini. Benissimo. Con il cotto. Io sono un pittore, se vi fate visita della mia mostra. Prendo anche tre grissini, grazie, sì, di questi qua. Però. Perfetto, grazie. E tre grissini. Benissimo. Ecco. A posto, grazie. Paghiamo. €8. Ok. Siamo qua. Grazie. E grazie. Grazie mille. Ma sì, dai, grazie. Grazie e buona giornata. Ciao. Allora, quello che ho appena fatto è stato appunto andare in un negozio di alimentari, perché in Italia per la pausa pranzo, se è una pausa veloce, se non hai un'ora di tempo per mangiare, quindi andare in un ristorante, che è molto raro, è comune cercare un negozio di alimentari come questo e farsi fare un panino con quello che si vuole, con il salume, i formaggi, se si vuole. Qui aveva anche per esempio delle verdure grigliate che si possono aggiungere. È davvero molto tipico per la pausa pranzo. Ringraziamo Filippo della Botteghetta per la disponibilità.
Ecco, ci stiamo mangiando anche un grissino. Basta. Noi ci vediamo la prossima volta per un altro video. Ciao ciao!